Cioè, esatto, nel nostro territorio, dagli, certo, il giusto peso, certo, dagli il giusto peso. Oh, tra l'altro, tranne te, non è una delle mie preferite, però una delle ultime che ha fatto anche una libera, delle più famose, cioè, soprattutto è una delle più famose. Ha girato parecchio, 30-40 milioni avrà, penso, sì, ha girato circa tantissimo in continuazione, quello sì. Però una delle mie preferite, parlo delle ultime, perché sì, poi sì, io per quanto riguarda Fibra mi rifaccio a Mister Simpatia, che sicuramente in radio non poteva andare, no, magari quello no, un album del genere, però era strepitoso. Sì, sì. Ma la collaborazione con Neffa, perché tra l'altro Fabio Riva ha fatto importanti collaborazioni, sì, Guerra e Pace. Sì, ha collaborato con la Gianna Nazionale, che a me io gradisco. Io guardate, io al suo, al suo, al suo, al suo, sì, sì. Lo sai che secondo me ci sono tanti artisti italiani che, anche se magari non, cioè, non potrebbero mischiarsi molto bene al rap, o comunque magari non ce li vedi molto, no? Magari tipo dici Vasco Rossi, così così. Sono artisti, ci sono certi artisti che sono talmente tanto personaggi che hanno uno stile loro, capito? Che beh, ragazzi, però Vasco è Vasco. Vasco, ah, no, certo. No, no, però senso, non è che lo dico io, lo dico. Certo, certo. Ma no, Fibra, ma lo dicono proprio i suoi colleghi, chiunque diceva Vasco è Vasco. È un'altra cosa, come Giovanotti e Giovanotti, Vasco è Vasco, Vasco è Vasco, come Gianna Nannini. Vasco è Vasco, dicono, ma non perché lo dico io, perché l'ho sentito dire, quindi sì, sì, lo dicono. Al di là dei miei gusti musicali, però ci sono artisti importanti come Gianna Nannini, per esempio, che si sono cimentati nelle collaborazioni con Fabio Fibra, per esempio, sì, sì. Neffa, che ha collaborato sempre con Fabio Fibra, e sono uscite fuori cose molto molto interessanti. Sì, no, cioè, anche con Elisa mi pare che Fibra ha collaborato, con Elisa. Ma lo sai che secondo me prima è perché comunque il rap, essendo meno famoso, cioè nel senso era mal visto, insomma, dai cantanti, perché ha avuto bisogno di una spinta, sì, sì, diciamo un periodo di incubazione, no, prima di, perché infatti è successo questo. Fibra è stato uno dei pionieri, diciamo, cioè che è riuscito a fare diventare rap famoso, e quindi magari i cantanti dopo si sono convinti che era una realtà che esisteva anche qui in Italia, perché era questo. Prima i cantanti quasi disprezzavano i rapper, cioè non li riconoscevano. È un contesto, insomma, difficile comunque. Sì, sì, certo, certo. Non è sì, che poi sia cambiato moltissimo, però effettivamente... Ma adesso è più facile vedere, deve, sì, cioè capita di più, insomma. Effettivamente ci sono molti giovani che si dedicano... A me sembra di vedere tutti i rapper in giro, ormai sono tutti rapper. Sì, 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 ormai è andato, sta uscendo oltre, fuori. È andato oltre anche. Sono sì, contento, oltre, perché diciamo che da un paio di anni a questa parte poi... inizialmente vedevo c'erano anche poche trasmissioni dedicate al rap, sì, sì, non passavano in radio, sì, e invece adesso ci sono molte più, cioè una proliferazione anche delle trasmissioni radiofoniche, molto mainstream, capito? Esattamente. Poi chiaramente con l'avvento dei nuovi media c'è questa possibilità di supporto che chiaramente gira tutto, fondamentale, sì, sì, sì. È fondamentale sia tra artista che poi anche tra network vari, perché fondamentalmente io non disdegno pubblicizzare altri network, non mi sento privato di nessuna scena, fondamentalmente la comunicazione fino a se stessa, certo. Quindi non assolutamente sono anche contento, insomma, di riuscire a dare un supporto valido possibilmente. Quindi torniamo a NGK, al contest che state sottolineiamo affrontando, al confronto che avete nella Global Rap Superstar Italy. Abbiamo ascoltato una serie di brani di NGK, ossia Keire e Young Sinatra, due ragazzi di 20-22 anni. Ci hanno un po' spiegato a grandi linee qual è stata la loro conoscenza, il loro sviluppo, il loro percorso, e adesso sono arrivati in finale a questo contest. Vogliamo ridire come si vota? Almeno lo ovviamente, spiego. Cioè, ovviamente sul così, sito così non posso dovete dire andare sul sito www.famemusic.com, registrarsi in tramite, pochi secondi. Tramite Facebook, tramite Gmail o tramite la propria mail, in due minuti ci vogliono, bisogna Fast. Riempire qualche campo, comunque due minuti, andare su la Global Rap Superstar e insomma cliccare il pollice blu vicino a NGK Storm, dare la vostra non preferenza. Sbagliate, mi raccomando, NGK Storm, dare la vostra preferenza a Kay e Jan Sinatra, NGK con il brano Storm, che non l'abbiamo ascoltato quest'oggi, ma spero che vi abbiamo suscitato un po' di curiosità per andarlo ad ascoltare direttamente su famemusic.com. quindi
Ricordiamo che è una competizione che permetterà poi al vincitore e vincitori di partecipare con i club dopo club dogo, scusate, a fine trasmissione mi mangio le parole, all'Estate Market Sound di Milano, quindi affiancheranno i club dogo, i vincitori o il vincitore, e avranno la possibilità di fare un EP di 4 tracce prodotto appunto dai Second Roof. Esattamente, quindi è una buona possibilità. Continuate a dare il vostro supporto, continuate ad ascoltare questo genere di musica e possibilmente dare il vostro supporto, che è gradito a Kire Anziata. Sempre okay, gradito, sì. Mi raccomando, famemusic.com, il brano Storm, NGK, Kair e Young Sinatra. Quindi noi siamo praticamente giunti a chiusura. Maddie, ci vuoi parlare delle tue prossime vacanze? Nei prossimi giorni? No? Non vuoi parlare? No, mi fai così col pugno, stringi. Benissimo, quindi siamo faticosamente giunti al termine. Io a questo punto vi ringrazio, perché mi sembra che abbiamo detto un po' tutto. Ho fatto un po' così, sì. una ricapitolazione. Anche tu, però, vedi, ho... No, questa è per altro. Colpa di altri. Quindi io vi ringrazio ancora di essere intervenuti, è già la seconda volta, spero di rivedervi in futuro. Insomma. Speriamo che passiamo, che vinciamo il contest e veniamo qua a strillare solamente. Da vincitori. Facciamo una diretta tutta strillata. A tutti, eh. Una diretta molesta a strillare, basta. Tornate a invitarci al... Sì, esatto. Ci vediamo live all'Estate Market Sound di Milano. Facciamo i pass per tutti quelli che vogliono. Pass, te, famo di tutto. Assieme ai Club Dogo, venite qui in trasmissione a Bibba Mosè. Certo. Club Dogo. portiamo tutti. Oh, quindi io vi ringrazio copiosamente ancora del vostro intervento. E mi ha fatto molto piacere, spero di rivedervi. Eventualmente qualche altro live iniziativa che avremo qui, ci risentiremo più avanti. Io vi seguirò attentamente, dando il mio supporto alle vostre iniziative, e a questo punto diamo i saluti, ok, alla fine li salutiamo tutti quanti, quelli del contest. Io speriamo, direi le info, no? C'è qualche info che vuoi dare, Keir? Io le info che voglio dare, le info che voglio dare sono soltanto di votare il più possibile. Rivediamo. Quello mi interessa. Abbiamo proprio necessario. Allora. Ti sei scordato qualcosa? Okay, ripeti tutto. Allora, ripeto tutto quanto. La cosa più importante per me è che andate su www.famemusic.com, vi registrate al sito in 2 minuti e ci votate sulla Global Rap Superstar Italy. La canzone si chiama NGK Storm, è un'inedita ed è tratta dal nostro nuovo progetto, quindi proprio super. È fresca ed è diversa da tutto quello che avete ascoltato fino adesso, quindi mi raccomando. Ma quindi a questo punto mi è venuta in mente una domanda: il vostro progetto si ferma al contest, dopo il contest vedremo cosa fare? No, dopo il contest, ovviamente dopo il contest, anche se dovesse andare male grattandosi. No, ma non ti vede nessuno, lo puoi fare tranquillo. Ok, l'ho fatto. Di classe. Diciamo che abbiamo in progetto un nuovo CD che è in cantiere, quindi non sappiamo neanche il titolo. Però diciamo che siamo alla ricerca di basi e suoni diversi. Ovviamente un artista si rifà sempre a qualche boss o qualche, diciamo, a qualche nome di peso. Esatto, qualche artista più grande. Di spessore. Sì, di spessore. Però diciamo che stiamo ricercando qualche suono sempre diverso per portare in Italia qualcosa di nuovo, capito? Ma infatti siete molto esplorativi, vi faccio i miei migliori in bocca al lupo. Io a questo punto do le info, quindi sui social ci potrete trovare sulla pagina Bibbambù. Ovviamente siamo su radiosapienza.net, dove potrete riascoltare il podcast dopo la diretta. Avete questa possibilità. Nuovi media, mi raccomando, ascoltate il podcast, c'è questa possibilità. Chiunque non avesse ascoltato la diretta lo può rifare tranquillamente con il podcast. Dove trovarci? Su radiosapienza.net, sui programmi 2015 Big Bamboo, ma noi siamo anche su Spreaker, quindi diamo le info anche di Spreaker, vista la mole degli ascolti.
www.spreaker.com bibambù e viene il programma suddetto quindi dove potrete trovare non solo il podcast di oggi, la puntata di oggi, ma anche quelle precedenti, ma anche su radiosapienza.net, per quanto siamo da poco approdati qui a Radio Sapienza. Con grande piacere assieme a me di regia, speriamo di ritrovarci tutti insieme anche qui la prossima stagione, comunque vedremo. Fino ad oggi siamo qui e siamo molto felici di essere fra di voi, quindi a questo punto io vi mando un caldo saluto Keir e Franzi, sì, ciao Franzi Sinatra, Elvis Presley, eccoli, sono tutti Franzi vivi, Sinatra, Ion Sinatra, io, Keir e Ion Sinatra, NGK, e quindi vi saluto con un brano al femminile, come consuetudine, Shuli da Rizza, Maldita. A veces tengo una gana loca de sentarme a hablar con el diablo y preguntarle cómo le va sin mí. Vele llorar, que le jodan a su infierno, yo ya tengo el mío, papá. No pasa nada, dice que soy su Cleopatra, Afrodita. Yo la culpable de su vida, maldita. Yo la maldita que no lo necesita. Estoy viviendo en blanco, bebiendo negrita. Yo me acuesto ciega y tú solo me juego la vida. Me da igual lo que pida, me pide que lo quiera. El puto loco suicida. Ya tengo planes, papi, haciendo cuentas, papi. He hecho los números y no sale rentable. Ya he estado muerta antes, ya he estado viva siempre. Yo soy su vida, yo soy su muerte. Haciendo malas cosas solo para estar bien. Sonrío mientras leo sus mensajes arrastrándose. Contra peor vaya yo, mejor lo veo todo. Como Kurko Ben rodeado pero solo. Me estoy matando sola, solo para estar viva. A veces ya no sé si soy la misma. A veces ya no quiero ser la misma. La hija de puta que te jode la vida. Pero primero te avisa, la culpa ya no es mía. Tenemos una cosa en común, queremos lo mismo. Soy yo, tú ya no. Tú ya no soy, ya no soy tuya. Tú tuya ya no, tú ya no soy. Ya no soy tuya, tú tuya no. Que me haga la 13 y verás lo que pasa. Ya tú sabes, mami, chula, no descansa. Que me haga la 13 y verás lo que pasa. Ya tú sabes, mami, chula, no descansa. Ya tengo planes, papi, papi, papi. Ya tengo planes, papi. Ya tengo planes, papi. He hecho los números y no sale rentable. Ya tengo planes, papi. Ya tengo planes, papi. Ya tengo planes, papi. He hecho los números y no sale rentable.